Ciao, in questo video voglio fare un tag che è ideato dalla Ste 1986. Ti amo Ste, qualcosa di troppo bello Ste. Allora vado su YouTube. Ah, il tag è il che tag di merda. Ah, a parte il mio dito che l'ho tipo. Si è tipo distrutto perché l'ho tagliato. Cioè, mentre tagliavo il panno, ho tagliato il mio dito. Lasciamo stare. Ma io questo tag l'ho visto dalla mano da VIP. Io seguo sia Ste che la Manola. Sono due trash, io amo i trash. Ok, trovato. Ok, prima domanda. Prima domanda. Cosa fai per passare il tempo mentre sei sulla tazza? Allora, mentre sono sulla tazza. Allora, io non posso fare niente. Ad esempio, quando mi scappa la cacca, sono qui sul divano, sul letto. Vado di là in bagno, mi porto il tablet, ma non posso leggere leggere niente perché sennò tremo, devo essere concentrata su quello che faccio. Quindi niente. 2. Se ti scappa a casa di amici, la fai? Se sì, mimetizza i suoni in qualche modo. Se mi scappa a casa di amici, certo, la faccio. E cerco di non mimetizzare nessun suono perché mi vergogno. Allora, tipo, cerco di stare in silenzio, sperando che il bagno sia molto lontano dalla stanza dove sono con i miei amici. E allora lì mi libero. 3. Hai una spiegazione sul perché sia di colore marrone? Non lo so, non me la sono mai domandato. Però, cacca è marrone. Non mi immagino la cacca di un altro colore. Non so perché sia marrone. Boh. Forse. Marrone è un colore brutto. E quindi è uguale alla cacca. 4. Cosa fai se ti accorgi troppo tardi che manca la carta igienica? Epica. A me mi capita sempre che vado a fare la cacca e non c'è la carta igienica. Allora, l'ultima volta che mi è capitata è stata al lavoro, il delirio. Il delirio. Sono andata lì al lavoro, vado in bagno, non ce la facevo più, ho fatto la cacca. Poi vado a pulirmi. Porca troia, non c'è il rotolo, dico no, no, ti prego, no, e ora come faccio? Ti prego, no. Allora, quello che capita quando io non c'è la carta igienica è che mi pulisco. Direte tutti che schifo. Mi pulisco con il rotolo. Sapete dove c'è la carta igienica? Poi finisce e rimane il cosino rotolo. Con quello, lo apro e poi ci pulisco. Allora, poi 5. Qual è il posto più strano in cui hai cagato? Non mi ricordo. Posto in cui ho cagato. No. Boh. Non lo so.
Non c'è nessuno, ho sempre cagato nei cessi, così liberi no, mai, che schifo. 6. Cosa odi dei cessi pubblici? Pubblici? Allora, non sono mai entrata nei cessi pubblici, ma sicuramente li odio perché fanno schifo. Cazzo, le puzze, le puzze, le puzze che escono nei bagni pubblici. E poi, ci sono, Dio, le schifezze, le puzze. Sicuramente appena metti piede in un bagno pubblico ti prendi la malaria. Quindi no, lo odio. Non mi nervi, Settima domanda. Hai mai sofferto di diarrea o stitichezza? Che rimedi ti hanno salvato? Mamma di sì. la stitichezza no, di diarrea sì, limone. Il limone, è vero. A casa mia funziona il limone per la Limone. diarrea. Che Io stringe. problemi di stitichezza non l'ho mai avuto. Domanda 8. Perché la merda puzza? Io lo Perché so. passa dall'intestino. Io lo so però perché, una volta ho cercato su internet e Perché il puzza cibo viene infestato? perché è tutti noi, sono gli scarti che noi E abbiamo che è gas, del corpo cazzo. e gli scarti poi puzzano perché è Ma chi pieno le di fa quelle gas. domande? Questo è il. L'ha creato la Steffi 1987 Un anche di me. cretino, perché la merda No! puzza. 9. Cioè? Coprofilia. Per quanti euro saresti disposto a provare questa pratica? Cos'è? Ma perché l'hai già sporcata e c'ha i piedi neri? Eh Allora sì. non si deve mettere 10. Concludi raccontando una vicenda che riguardi la merda. Ah, qua. Io la questa è epica. so, io la so, ma non che riguarda me, che riguarda Gianluca. Quando era a scuola, io, quando te andavi all'elementare e lui andava all'asilo, non era barzelletta, è vero, eh? Lui usciva alle 4 e te uscivi alle 4 e mezzo. Allora io so facevo, ma Gianluca aveva 3 anni però, 2 anni e mezzo. Io so facevo, prendevo Gianluca alle 4, poi stavo al campino e alle 4 e mezzo uscivi te, potevo andare a casa. Una volta lui mi ha detto, mamma mi scappa la popò, no, forse aveva anche 3, 4 anni che la faceva da sé, e io gli dissi, vai là in fondo, vai laggiù dove c'è le piante. Perché non c'avevo tempo per tornare a casa e non mi ricordo se ci andai io insieme o ci andò da, ma forse da sé, perché forse no, non aveva 2 anni, ne aveva anche 3, 4. E vai là dove c'è l'albero e la fai lì. Lui va, sparisce per un po', e era già le 4 e un quarto, ritorna e io sentivo puzzo e io feci tra me, guarda, sai, per la sera. Si è smeldato le mutande, no, non pensavo che proprio peccato. Gli metto una mano lì e c'aveva un puzzo questi mano. Come faccio? Non sapevo come fare. Cosa faccio? Ma il puzzo me lo sentivo io. Cosa feci? Prendi Gianluca di corsa, venni a casa, gli levai la merda, le palle, sono ritornata e t'ho preso te. Questo è un episodio. Della Grazie che mamma, ciao. fa la merda, ma se ti pare ti sbaglio. Allora, dopo il racconto di mia mamma, vi racconto il mio. Il mio episodio della merda è dei miei cugini. I miei cugini piccolini che hanno visto che hanno tipo spalmato tutta la merda del cane sul muro a casa di mio nonno. Che schifo. Una cosa obbrobriosa. Tagga chi vuoi. De, non so. Ho i miei 5 iscritti, che bello. E io taggo Fra Occhi, che è il mio ragazzo. Vai Fra, devi fare questo tag. E la Este, che è la mia migliore amica. Poi, boh, taggo. Non so, da tutti quelli che l'ho visto l'hanno fatto. Vi saluto, ciao!